Uomini e donne, puntata di oggi. Gemma Galgani, volgare, oppure no? Nella puntata quotidiana di Uomini e donne si è assistito alla sfilata delle dame, compresa Samantha. Sulla passerella, moltissime dame hanno sorpreso il pubblico, ma soprattutto Gemma, che si è presentata con un abito molto insolito. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. La puntata si apre con la sfilata delle dame. La prima a scendere sulla passerella è Gemma, che si veste come Charlize Theron nella pubblicità di Dior. La Galgani, ovviamente, non si rivolge ad Anahi. Poi, appena entrata in studio, esce da una vasca piena di palloncini dorati, esattamente come nella pubblicità. Gemma poi indossa esattamente lo stesso vestito portato da Charlize Theron, molto aderente, e sorprende tutti. Anche Gianni resta positivamente colpito dalla decisione della Galgani, sostenendo che sia molto elegante, ma anche coraggiosa, in considerazione dell'età. Tina, ovviamente, non è dello stesso parere ed attacca duramente la dama, accusandola di essere ridicola. La Cipollari ironizza, sostenendo che le vendite del profumo crolleranno dopo che i telespettatori avranno visto questa sfilata. Sfila anche Maria, in maniera molto sensuale, e viene subito attaccata dalla Galgani, la quale si infuria, sostenendo che la Tona cerchi sempre di stuzzicarla, anche durante le sfilate, e che sia appoggiata in questo da Tina. In studio nasce una forte lite, e la Cipollari dice che non attacca mai Gemma, con l'aiuto di Maria. Ma non può negare di aver preferito quest'ultima dama, rispetto alla torinese, che è stata ridicola. L'opinionista valuta negativamente anche Elisabetta, che sceglie degli abiti molto provocanti per la sua sfilata. Tina è la prima a scagliarsi contro Elisabetta, sostenendo che non ci sia nulla di sexy nella sua sfilata, ma soltanto tanta volgarità, ed al contempo è stata anche ridicola. La Cipollari utilizza la stessa parola dedicata a Gemma, ed Elisabetta le chiede per quale motivo, visto che la sua è stata una sfilata molto seria. Tina risponde che secondo lei, Elisabetta è, vorrei ma non posso perché non è in grado di sedurre. A questo punto la dama si altera e replica che imparerà dall'opinionista. Tina dice che non ha nessuno da sedurre e che comunque lo farebbe privatamente. E che per di più le dame dovrebbero capire che una donna sensuale lo è anche in pigiama. Non è necessario indossare calze a rete o abiti volgari. A ricevere tanti complimenti è invece Isabella, che a differenza di molte altre, non sceglie un abito nero, dicendo di essersi scocciata di questo colore e delle trasparenze che non ritiene adeguate alla sua età. Non riceve voti molto alti, ma i complimenti della Cipollari, che la ritiene molto elegante ed adatta all'occasione. Riscuote successo anche Sabina, che decide di mettere in pratica uno spogliarello. Sia Tina che Gianni sono ammirati. E la Cipollari sostiene che Sabina è stata sensualissima e dovrebbe ricevere voti alti dagli uomini. Tocca a Patrizia, che Tina definisce svogliata e che non riceve voti alti. Sfilano anche Federica ed in conclusione Samantha, che dà vita ad un siparietto molto divertente. Finisce così la puntata di oggi, in cui non si è parlato delle conoscenze e frequentazioni in corso, ma soltanto della sfilata. Voi, che cosa ne pensate? Ritenete che Gemma sia stata coraggiosa ad indossare quegli abiti? O sia stata davvero troppo volgare ed eccessiva per la sua età? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.